Questa storia non poteva che accadere oggi, data la natura dei fatti, dei luoghi e dei personaggi. Purtroppo non si svolge in Francia e comincia qui. Signora Mondaini? Sì. Purtroppo sono dolente di comunicarle che... Non c'è più niente da fare? La pallonata è stata fatale. Io lo sapevo, me l'immaginavo, glielo dicevo. Ma dove va a 50 anni a giocare a pallone? Il colpo purtroppo ha lesionato il cervello irreparabilmente. Il cervello? Perché secondo lei ce l'aveva? Dalle elettrodiasporomagnetolisio radiotelegrafie risulta. Ho capito. Vabbè, allora che si fa? Ci sarebbe una sola cosa da fare, signora. Sì. Un esperimento mai tentato finora, per eseguire il quale però io ho bisogno della sua autorizzazione. Ah, ho capito, lei vorrebbe trapiantare un cervello, va bene? Però, professore, mi raccomando, faccia in fretta perché ho le prove del balletto. Sì, ma signora, io però sento il dovere di comunicarle che probabilmente, dopo il trapianto del cervello, suo marito potrebbe non essere più se stesso. Ah, professore, la prego, non mi illuda. Oh, mamma mia, come si è fatto tardi? Io vado alle prove del balletto e poi torno, eh? Ah, senta, professore, già che c'è, scelga un cervello come si deve, eh? Di nuovo tante cose, arrivederci, professore. Dottoressa Proietti, prepari la sala operatoria e il computer per la scelta del cervello. Operiamo. Piru, 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 li, i, i. Non è venuto. Uffa! Ma quanto ci mettono a trapiantare un cervello? Ah, tutto bene? Ma dal punto di vista clinico, la membrana pareto-sismo-cerebro-canal turboreattivo risponde. Ora però c'è da ricostruire la psiche. Ah, perché aveva anche quella? Sì, il paziente adesso è come un bambino, signora. Ho capito, perché secondo lei invece quando andava a giocare a 50 anni al pallone si comportava da adulto. Bisognerà fargli memorizzare tutto il passato. Bisognerà raccontargli chi era, cosa faceva, come viveva. E tutto questo verrà fissato nelle sue cellule sismo paranacrito vegeto ultraparenchimatiche. Queste, secondo me, non le ha mai avute. Comunque, professore, ci penso io allora. Bene. Grazie tante. Le di pare, nuovo, professore, arrivederci. Pare. Arrivederci. Pronto, 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 pronto. Ora anche tu hai un cervello. Tu non sai che cosa sia, non l'hai mai saputo. È un organo molto importante. Chi sei? Tu sei Raimondo Vianello. Chi eri? Eri un cretino. Adesso non lo so, ma prima eri un cretino. Non sei mai stato nessuno, ma hai avuto una grande fortuna. Hai sposato Sandra Mondaini. Chi è Sandra Mondaini? Una grande soubrette, una grande cantante, ballerina eccezionale, attrice comica e tragica eccelsa. Tu devi tutto a Sandra Mondaini. È lei che ti ha creato, perché tu eri un cretino. Questo te lo devi mettere in testa, te lo devi ficcare nel cervello. Sono io che ti ho creato. Infatti tu fai l'attore. Uno come te questa professione non avrebbe potuto mai farla, perché eri un cretino. Adesso non lo so. Tu hai sposato una grande showwoman, la quale ti ha imposto in televisione fino a farti raggiungere una certa popolarità. Come uomo sei quello che sei. Fisicamente scarsino, leggermente ingobbito, slavato, quasi calvo. Ma è anche tu un tuo fascino non personale, perché hai sposato Sandra Mondaini, un'attrice che non ha rivali, o meglio, ce n'è un'altra che si è messa in mente di farmi concorrenza. Ha un nome e un cognome, secondo me non altro. Comunque adesso io te lo dico e ti dico anche che cosa devi fare, e tu lo farai, perché tu hai sposato Sandra Mondaini.
la più grande attrice vivente. Pronto, 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 pronto. Niente, e se no gli provocavo uno shock. Chissà se ne riconosce, povero signor Vianello. Imbecille, negare quello suo, e c'è sempre lui. Sempre come prima, sempre una carogna come prima. No, no mamma, non lo so. Sono due giorni che non viene a casa. Ma no, no, inutile chiamare la polizia. Ci avrà da fare. Vabbè, casomai ti richiamo. Doveva farmi una commissione. Io ho una rivale. Tu sai cosa devi fare e lo farai. Io ho una rivale, tu sai cosa devi fare e lo farai.